Welcome back. Allora, scusate il disordine, ma questo è il mio laboratorio, quindi c'è un po' di confusione. Allora, quello che sto per farvi vedere è il risultato di un'operazione per poter far funzionare questo. Che cos'è? È la Konami M2 o la Panasonic M2 che sarebbe dovuta nascere come console, ma invece ha avuto una uscita solamente come macchina, virgolette, professionale, come kiosk, come Panasonic, e come macchina da gioco solamente nel mondo arcade come Konami M2. Quindi è l'erede della Panasonic 3DO. La Panasonic Matsushita comprò tutto il progetto e lo ha evoluto fino a portarlo a compimento. Poi, per motivi che ora non stiamo a discutere, non ha mai lanciato il prodotto, nonostante avesse fatto pubblicità e quant'altro, sul mercato. Quindi l'unica cosa che noi abbiamo per il momento come macchina funzionante sono le Konami. Che cosa aveva di problema questa Konami? In realtà niente. Aveva bisogno del monitor che vedete davanti a multifrequenza e di una pistola. Il monitor multifrequenza mi è stato donato, e devo ringraziare ancora chi lo ha fatto, cioè il mio amico Johnny Arcade, e la pistola idem. La pistola però è stata necessario fare una modifica. La pistola originale ha un altoparlante al suo interno, questo per far modo che la pistola faccia bang bang tra le mani della persona. Ovviamente questo non è una cosa che tutte le altre case hanno fatto, anzi devo dire che l'ha fatta soltanto la Konami. La Konami M2 quindi è una macchina che deriva strettamente dalla console M2, e infatti si vede. Per poter funzionare ha diverse schede, tra cui una di protezione, che serve per far sì che i giochi non siano così intercambiabili come uno possa pensare, nonostante utilizzi un CD-ROM e un disco che sembra esattamente quello del gioco, di un videogioco. Andiamo ad accendere la nostra macchina. Per poter far funzionare questa macchina, questo è il BIOS, come si può vedere, originale Matsushita, quindi della Panasonic, ho dovuto mettere anche le altoparlanti perché non escono sul sistema JAM. Ho montato tutti i fili un po' a mo' di centrale nucleare, però insomma, diciamo per il momento funziona. Quello che state vedendo è il caricamento di tutto da attraverso il CD-ROM. Adesso tra poco farà il check, cioè delle varie schede interne della Konami, ci vuole un attimo, per verificare che il gioco non sia piratato, ovviamente, no? Non soltanto per controllare che non ci siano problemi di hardware, ok? Aspettiamo il suo caricamento. Ecco il check, qui la versione, se non vado errato è stampo europeo, e vediamo il gioco in caricamento. Eccolo qua. Adesso partirà la presentazione. Come potete vedere, la grafica non discosta molto da quella, insomma, che siamo abituati a vedere nel 97 in poi. Non è eccelsa, non è bruttissima. Stiamo parlando del 97 e queste sono le potenzialità che poteva avere anche la console. Ok, non era niente male. Andiamo a mettere i soldini. E adesso proviamo a giocare. Il gioco è ganzo perché, oltre a essere un solito spara-spara, quindi si colpisce i nostri bravi cattivi, tra l'altro c'è anche una versione sempre con Konami M2
ora mi ricordo come si chiama, Crypt qualcosa, che praticamente è un rifacimento di un famosissimo gioco con gli zombie. È ganzo perché è possibile settare se i personaggi prendono in ostaggio le persone, e io l'ho messo sì, se ci deve essere o no il sangue, e ho messo sì, e poi la difficoltà. Il settaggio normale sarebbe appunto medium. Chi l'aveva prima l'aveva messo in iperdifficile, quindi praticamente era praticamente ingiocabile. Adesso l'ho messo in medium, questa è la prima volta che lo metto che ci giocherò in medium. Proviamo. Qui si può selezionare il livello. Noi andiamo a selezionare il livello 1. La pistola. Bo, 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 bo. La pistola non è obiettivamente precisissima, però insomma accontentiamoci. Per caricare bisogna sparare fuori dallo schermo, per sparare ovviamente dentro lo schermo. E adesso vi faccio vedere un assaggio del gioco, che purtroppo non è emulato per niente dal MAME, almeno allo stato attuale. Come vedete, come sentite, la bang bang non si riesce a sentire perché verrebbe dalla pistola e non c'è. Sente solo i proiettili, le faccio ciù e basta. Il gioco non è per niente facile comunque. Meno male in medium. Ah, poi ci sono dei personaggi che colpite una volta, se li colpite non bene, non sono realmente colpiti e quindi possono riprendersi e spararci addosso. Quando si vede il sangue, in realtà sono feriti abbastanza da non riprendersi. Gli idioti si parte, la parola idiota si sente in continuazione. Ci danno di idiota ogni 5 secondi. E noi li buchiamo come se fossero scolapasta. Quello in terra è quello più insidioso. Qui muori si sprecano veramente. È borda con l'idiota. La pistola spara leggermente a destra, quindi sono costretto a dover sparare leggermente a destra, non è propriamente semplice. Però insomma me la cavicchio, dai. Quello mi è scappato. Questo no. Quella sì. Ok, ganzo è che quando c'è il riassunto dei livelli, tra un attimo riparte subito il gioco e se non si sta attenti si pensa che si abbia più tempo. In realtà non avete praticamente tempo di pensare. È bello sta cosa perché. Eccolo là, e mi ha preso, machine gun finita. Secondo me questo fa vedere molto bene la possibilità della M2, che non è niente male, cioè secondo me se usciva come macchina poteva veramente ritagliarsi una fetta di mercato. Insomma aveva delle possibilità. Ora questo non sarà il meglio gioco per dimostrare le sue potenzialità, però per esempio ora se riuscisse a far partire il calcio, che c'ho anche il gioco del calcio, ma purtroppo la protezione è partita, comunque diciamo c'ho anche quello, forse lì riusciamo a capire meglio le sue potenzialità. Che è questo? Don't shoot e mi passi dietro. Devo dire la prima volta arrivo qua giù. Medium mi dà veramente mano. Ecco fatto, come non detto. Vediamo se con un mitra riesco a far meglio. Poi è bello perché quando mentre muoiono stanno lì davanti a subire colpi, vabbè. Bello questo. E bla 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 bla, ovvia. C'ho l'ultima vita, dopodiché il filmato lo si ferma. Ecco
ho preso, sì, adesso muoio, un minuto che ci penso su, ci penso ancora, e invece ci vediamo adesso. Beh, per ora non va male, devo dire la verità, sto andando piuttosto avanti. Bibu, guarda là. E questi dove sbuano? Quello si era inceppato il fucile, perfetto, meno male. Allora. Calcolate, è veramente la prima volta che arrivo qua. Quindi sono un attimino concentrato, scusate se... quanti ce n'è? Boh, quello è cascato. Che arrivo qui, sono un po'... Va bene, comunque, questa è la Konami M2. Io spero che vi piaccia come video. Tra l'altro voglio proseguire, visto che in effetti non essendo simulato... Boh, non essendo simulato, non credo potreste vederlo tante volte. Che la doppia pistola... Buon preso, fatto fuori. Ho parlato troppo presto. Guarda che meraviglia. Quanto mi mancava? Oh, mi mancava pochissimo per arrivare in cima. Ovviamente gli schemi sono, come si è visto prima, diversi. Questo era solo il primo livello, poi ce n'era altri due. Bene, io spero che vi sia piaciuto come video e spero di riuscire a metterla presto da qualche parte per poterci giocare un po' più assiduamente. Beh, diciamo che sono abbastanza pronto anche per poterla portare fuori. Boh, Federico Gori mi aveva chiesto se la si mostrava in qualche tempo. Boh, vediamo un attimino come fare. Comunque spero che vi sia piaciuto come video e abbiate apprezzato, come ho apprezzato io, le potenzialità di questa macchina, che ammetto sono interessanti. Calcolando nel 97, stiamo parlando di una macchina che purtroppo M2, ripeto, non è mai uscita, e che l'unico modo per poterne assaggiare la potenzialità sono o vedere qualche demo oppure giocare alle Konami M2, che non hanno aggiunto praticamente niente se non le, diciamo, circuiterie di gestione. Bene, io spero vi sia piaciuto come video, vi saluto, al prossimo video, grazie.